Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video sugli outfit. In questo caso diciamo sono degli outfit un po' invernali, ma più che altro ci tenevo a farvi vedere quali sono le scarpe che sto utilizzando di più in questo periodo, come le sto abbinando e un po' farvi capire qual è il mio stile e come vi sto vestendo ultimamente. Principalmente sto cercando di allontanarmi un po' dalle hoodie perché ne ho avuto un po' abbastanza. Come tantissima gente abbiamo messo hoodie per 2 anni di fila, una hoodie di un colore diverso dall'altro, ma alla fine era sempre la stessa cosa. Adesso sto cercando di utilizzare dei capi leggermente diversi, qualcosa di un po' più particolare, con dei fit diversi e cercando appunto di variare un po' di più il mio vestiario. Durante il video avrò sempre addosso la mia fedelissima t-shirt Airism di Uniqlo, bianca, giusto per avere sotto qualcosa, e sempre lo stesso cappellino, questo qui di Represent che conoscete benissimo, completamente nero con il branding Represent in color cream. Direi di non perdere altro tempo e cominciamo subito con il primo outfit, uno dei più comodi che ho in assoluto e che preferisco utilizzare ultimamente quando ho bisogno di fare cose per cui posso stare comodo e devo stare comodo e non mi interessa proprio tantissimo che l'outfit sia perfetto o comunque super figo. In questo caso outfit abbastanza scuro sulle tonalità del nero e del grigio con la mia Phantom, la 2002 Air Protection Pack in colorazione Phantom. Dopo che ho fatto tutti quei video sulle New Balance mi sono decisamente convinto, infatti le sto utilizzando molto di più e le sto apprezzando davvero tanto queste scarpe, che andremo ad abbinare, a questo ci arriviamo dopo, con, tanto per cominciare, questi fantastici pantaloni appena comprati, sono super nuovi, della Richie Lee Collection. Si tratta di un pantalone di tuta, quindi molto molto morbido, molto molto comodo, davvero particolare il fit, davvero particolare il colore. Come potete vedere è slavato, ovvero nella prima parte è molto più tendente al grigio per poi andare a sfumare sul nero arrivando fino alla gamba del pantalone. L'idea era quella di riprodurre la sun fade, quindi il fatto che il pantalone si sia sbiadito al sole. Davvero molto bello, colorazione unica con queste corde allungate che sono tra l'altro cerate, quindi qualità davvero ottima. E molto bello è il fit che troviamo, oh, sono vestito di nero, non è stata un'ottima idea. Molto bello il fit in fondo alla gamba che non ha l'elastico ma è semplicemente tagliato in modo molto diciamo brutale, quindi poi rimane più largo e cade molto meglio sulla scarpa. Pantalone secondo me bellissimo, super comodo. Brand Richie Lee Collection, ve ne ho parlato già qualche volta. Richie Lee non è altro che uno youtuber americano che ha deciso di fare il suo brand e creare dei capi abbastanza particolari, molto molto interessanti, ha roba davvero molto varia e molto particolare. Prezzi direi medi, né bassi né alti. Questo pantalone ad esempio era circa $80. Il discorso che dovete tenere a mente è che è roba che arriva tutta quanta dall'America, quindi ci sarà una spedizione piuttosto costosa e poi quasi sempre la dogana quando arrivano in Italia. Quindi in totale io questo pantalone l'ho pagato circa €100. Che sì, può sembrare tanto per un pantalone di tuta, però è molto particolare, ha un fit unico, dettagli molto ben fatti, quindi secondo me li vale quei €100. Che vado ad abbinare poi per stare molto comodo. Sì, ho detto che voglio allontanarmi dalle hoodie, ma il primo capo è una hoodie di Minimal LA. Questa sicuramente l'avete già vista, fit oversized, abbastanza boxy. Io porto una M, sono alto circa 1,75 m per 75 kg, una cosa del genere, è un po' che non mi misuro. Stesso discorso di Richie Lee, vale anche per Minimal, nel senso che anche questi arrivano dall'America, quindi c'è la spedizione e la dogana da pagare. Infine poi questo outfit lo vado a chiudere per camminare all'esterno con questa giacca di finta pelle, è in ecopelle, molto bella. Tra l'altro l'ho pagata davvero poco, se non sbaglio soltanto €50. È super morbida, super calda, ha anche l'elastico per poter stringere il giubbotto in vita e dare un effetto un po' più boxy, un po' più cropped. Davvero molto bello, non ricordo neanche su che sito l'ho preso perché molto semplicemente l'ho trovato su Instagram, ho detto molto bello, ho visto il prezzo, costava pochissimo, c'era il reso gratuito, ho detto provo a prenderlo, se poi non mi piace faccio il reso. Invece mi sono veramente innamorato, lo sto usando davvero davvero molto spesso, super super bello. E questo è per quanto riguarda il primo outfit, super super comodo, potete abbinarci in realtà poi la scarpa che volete. Io ci abbino la New Balance 2002R perché è molto comoda, super facile da indossare, si può abbinare con tantissime cose, mi piace come outfit nel senso che lo trovo anche molto bello, quindi tra le mie scarpe questa qui era la mia opzione preferita in assoluto. Secondo outfit, questa volta con la Jordan 4 Black Canvas. Anche questa qui la sto utilizzando tantissimo, non è stata proprio una mossa molto furba mettere questa felpa nera perché la metà dei capi non li vedete, quindi direi facciamo una magia e voilà, eccoci qui, così dovreste vedere meglio i capi. Dicevo, Jordan 4 Black Canvas la sto utilizzando davvero tantissimo, super bella, non comodissima perché le Jordan 4 come ben sappiamo non sono proprio molto comode, con il fatto che è di canvas attira molto lo sporco,
tipo i peli, le briciole e quelle cose lì. Quello che vado a fare io normalmente è prendere semplicemente una spazzola per pulirla, in modo da evitare di bagnare troppo il canvas, che poi assorbirebbe troppa umidità, ma comunque è un buon modo per rimuovere lo sporco più grosso al di sopra della scarpa. Vado ad abbinarla poi con dei capi che in realtà vi ho già fatto vedere, che sono i miei leather pants presi da Zara. Anche questo qui è copelle, è roba niente di che come qualità, non è niente di esagerato, ma sono super comodi, sono davvero bellissimi, fit perfetto, sono tecnicamente slim fit, ma io sono andato con una taglia in più e hanno un fit un po' più regular, sembrano un po' più larghi. Mi basta metterci una cintura e riesco a indossarli tranquillamente senza problemi. E sono andato ad abbinarli con un altro pezzo che vi ho già fatto vedere, che non è altro che questo crew neck di Zara in fleece, davvero super morbido, super comodo. Questo qui l'avevo preso in saldo, l'avevo pagato davvero poco, ora non ricordo neanche, forse una ventina di euro, una trentina di euro, qualcosa del genere. Purtroppo c'era soltanto la taglia S, forse costano di poi avrei preferito la M, perché avrebbe avuto un fit un po' più oversized, un po' più morbido. Per poi andare a chiudere l'outfit con uno dei pezzi che adoro di più in assoluto in questo momento, sto amando tantissimo questa flight jacket, davvero secondo me un pezzo unico, bellissimo. Anche questo arriva dalla Ricci Collection, quindi anche questo mi ha costato circa 100 euro in totale, scusate, erano 300 euro più 100 euro di dogana, quindi 400 euro in totale per tre capi, quindi circa 130 euro il pantalone che vi ho fatto vedere prima, circa 130 euro questa flight jacket, e poi vi farò vedere un altro pezzo dopo. Comunque secondo me fantastica, fit unico, davvero molto molto particolare, con la manica abbastanza corta, materiale fantastico, super caldo, con la fodera interna morbidissima. Si tratta di lana mista poliestere, quindi comunque tiene anche molto caldo, e come vedete ha la zip doppia e si può gestire un po' il fit come preferite, ovvero lasciare la zip tutta aperta, lasciarla aperta un pochino sotto, un po' sopra, eccetera. Potete veramente gestirla come vi pare, e a me piace molto questa cosa. Anche il colletto stessa cosa, si può ribaltare o lasciare alzato, davvero un pezzo unico, molto molto versatile, e che in realtà è incluso anche nel prossimo outfit. La sto usando davvero davvero tanto questa flight jacket, il tutto abbinato con la Jordan 4 Black Canvas, perché secondo me sta veramente da dio con questo pantalone di pelle. È una combo che sto amando davvero tantissimo. La Black Canvas sapevo che mi sarebbe piaciuta tanto all'inizio, ma adesso la sto apprezzando davvero davvero molto, e in questo momento è una delle mie scarpe preferite in assoluto in collection. Passiamo all'ultimo outfit, un po' più di colore, come potete vedere qui. La scarpa in questione è la mia Air Force One che ho intinto nel caffè. Se non avete ancora visto il video tutorial, vi consiglio di andare a darci un'occhiata, perché è davvero interessante, molto divertente, e sono super soddisfatto del risultato. Mi sto ritrovando sempre più spesso a utilizzare questa Air Force One. Colorazione molto neutra, chiaramente, molto facile da abbinare, ma la sto utilizzando abbastanza spesso. Abbinate poi con l'ultimo pezzo che ho preso tramite Ricci Lee, che è questo denim slavato con una grossa sfumatura di marrone all'interno. Il denim di colorazione base era abbastanza neutro, non era né troppo scuro né troppo chiaro, abbastanza blu, che poi è stato modificato completamente, come potete vedere, con queste tonalità di marrone, sabbia, cream, quasi tendenti anche a un verdastro in realtà come tonalità generale. Fit perfetto come piace a me, regular, non è né troppo oversize né skinny, è una perfetta via di mezzo, lungo alla perfezione in modo che cade e si piega sulla scarpa in un modo fantastico. Qualità del denim ottima, anche questo quindi mi è costato circa 130 euro, ma vi assicuro che li vale. Le tonalità di cream si sposano alla perfezione con queste scarpe, chiaramente con tantissime altre scarpe che ho nella mia collezione, sta benissimo anche con le Jordan 4 Mamma Nera ad esempio. Che vado poi ad abbinare questi pantaloni con questo maglione che ho preso da ASOS, davvero molto molto bello, l'ho trovato abbastanza a caso sull'applicazione di ASOS, con il colletto un po' più alto ma non troppo, non è un lupetto, ha un fit davvero bello, cropped, che è fatto appositamente anche per rigirarsi su se stesso, quindi dando questo effetto un po' più allargato in vita, secondo me è davvero molto molto bello. In più, volendo, posso anche rigirare il colletto per dargli un look leggermente diverso, mi piace in entrambi i modi onestamente. L'ho preso anche di colorazione marrone, ma quello onestamente non l'ho ancora indossato, ce l'ho da una settimanina e mezza, qualcosa del genere, però per il momento ho utilizzato soltanto questo qui arancione. Outfit che poi vado a chiudere di nuovo con la flight jacket, sono innamorato di questa jacket, anche perché come colorazione è veramente neutro, quindi posso indossarlo con qualsiasi outfit in qualsiasi modo. Chiaramente non è tanto caldo quanto la giacca che vi ho fatto vedere prima,
questo va meglio magari durante la giornata, mentre l'altro un po' più indicato per la sera. Visto che ci stiamo però già dirigendo verso la primavera, direi che è perfetta in questo periodo. Questo outfit lo sto abbinando con le Air Force One perché in questo momento mi piace molto questa scarpa e mi sento di voler indossare molto questa scarpa, altrimenti non lo so, potrei prendere la metà delle mie sneakers e starebbero comunque benissimo con questo outfit. Potrebbe essere la Jordan 3 Manier, potrebbero essere le mie New Balance M Leon d'Or, potrebbe essere l'Air Max Patta, le 700 V2 Cream, le Jordan 1 Low Neutral Grey, le Jordan 1 High Dunk Mocha. Veramente con un sacco di sneakers questo outfit funziona comunque tranquillamente, e devo dire che al momento questo qui è il mio outfit preferito in assoluto tra tutti i capi che ho. Bene ragazzi, per questo video outfit è tutto. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito e se sono riuscito a ispirarvi un po' per la creazione dei vostri outfit. Come vi ho detto, il mio preferito è l'ultimo, quello costruito con queste Air Force One a caffè. Il mio capo preferito è chiaramente quella Fly Jacket, se non avete ancora capito me ne sono già innamorato. Fatemi sapere nei commenti voi che cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale, e noi ci vediamo alla prossima.